Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake Kinder Bueno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, uova, latte, olio di semi di girasole, zucchero, vanillina, pasta d'arancia o la scorza di un'arancia grattugiata, lievito per dolci vanigliato, sale. Per la crema, mascarpone e crema spalmabile Nutcao. Per la copertura, cioccolato fondente fuso e barrette Kinder Bueno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero, la vanillina e il sale. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimby per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4. Azionare il bimby per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio unire prima il latte e poi l'olio. Aggiungere la farina, la fecola, la pasta d'arance ed il lievito ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 5. Il composto è pronto, versare in uno stampo per plum cake lungo 25 cm, ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettere nel boccale il mascarpone e la Nutcao. Ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. La crema è pronta, tenere momentaneamente da parte. Tagliare il plum cake. Ritagliare la parte centrale del plum cake per poter posizionare il Kinder Bueno e la crema. Ripetere l'operazione anche con l'altro lato del plum cake. Mettere la crema. E mettere un po' di crema anche nella parte superiore. Posizionare il Kinder Bueno. E chiudere.
Glassare il plum cake con il cioccolato fondente fuso. Abbiamo glassato il plum cake e abbiamo aspettato che la glassa si solidificasse. Adesso lo decoreremo con una crema al cioccolato fondente. Decorare con dei Kinder Bueno. Plum cake Kinder Bueno. Grazie e alla prossima ricetta.